Carissimi amici della Programmatomia, buona domenica. Oggi presentiamo una novità, insomma, grande richiesta. Eccolo qua, l'Icon B1 Standard che ho appena acquistato. Mi è arrivato proprio, cos'è stato, giovedì? Sì, giovedì. E non ho ancora utilizzato. B1 Standard che è una leggenda. Tolgo via la maglietta da dietro perché alcuni mi criticano lo sfondo. Sono dei puristi dello sfondo che non vogliono sapere, ma qui purtroppo il mio bagno è quello che è. Scherzo, ovviamente. È una leggenda perché è un rasoio che Icon ha fatto qualche anno fa, progettato qualche anno fa, veniva venduto chiaramente nello store americano, quindi con importazioni, con tasse e tutto quanto. A un prezzo peraltro più alto di quello a cui mi è venuto adesso, questo io l'ho pagato per trasparenza, lo dico, meno di 105 euro, se non erro 104,90, insomma mi ricordo più, comunque meno di 105 euro, e compreso nel manico. Questa è una versione italiana, vedete che le schede sono in italiano e in inglese, spero che si legga qualcosa. E all'interno si trova il rasoio. Io ho acquistato anche il supporto perché mi piace avere il supporto del rasoio. Ecco qua il rasoio, lo vedete, ho considerato uno dei più esposti come lama, come close bomb. È un po' diventato un mito negli anni proprio per questa sua presunta, dico perché non l'ho ancora provato, adesso vediamo, particolare esposizione della lama. Leggiamo infatti dalla presentazione che questo elemento viene valorizzato come elemento anche di valorizzazione del rasoio, perché qua c'è scritto proprio testuale, leggo, il B1 standard di Icon è rimasto fuori produzione per anni, questo è assolutamente vero purtroppo, classificato come rasoio a guardia chiusa, quindi closed comb. Più aggressivo sul mercato, per questo gli vedo un mito di ricevere più scafati. Quindi questa è una frase che non posso contraddire perché è vero, però non trovo, come dire, che abbia molto senso che di ricevere più scafati si appassionino perché il rasoio è aggressivo. A parte che il rasoio non ha mai morso nessuno, quindi semmai è esposta la lama, ma non ho mai condiviso, ma questo in generale, al di là del giustamente chi ha fatto questa scritta l'ha fatta perché il mercato chiede questo, no? Però noi che siamo diciamo dei critici della rasatura, commentiamo, ci permettiamo di dire rasoio efficace e valutare l'esposizione della lama. L'aggressività è una cosa che io per me non ha molto valore, anzi, io spero che il rasoio non si svegli mai di notte e non mi aggredisca. Quindi è un termine che io tendo a non utilizzare, anche se poi lo utilizzo perché è entrato diciamo, nel linguaggio comune della programmatomia, anche grazie a certe diciamo, tendenze, chiamiamole pure così. Oggi, in collaborazione con l'azienda italiana Barbieri Uniti SRL, questo rasoio, interamente costruito in acciaio inox, rinasce. Quindi, giustamente, ringraziamo l'azienda, perché effettivamente questo rasoio non esisteva più. E evidentemente in Italia c'è stata una richiesta forte di avere di nuovo questo rasoio e questa azienda, Barbieri Uniti SRL, ha pensato bene di riproporlo, come ha riproposto anche altri rasoi della Icon, tra l'altro. Quindi Made in Italy e Made in USA che si fondono, perché i due paesi? Perché? Il manico in particolare, che è un Icon Bulldog da 90 mm, è fatto in Italia ed è fatto, secondo quello che è scritto nel sito da cui l'ho acquistato, attraverso, diciamo, chiamiamolo un disciplinare imposto dalla ditta Icon, che ha previsto l'utilizzo l'avvalersi di quattro aziende specializzate nella lavorazione dell'acciaio inossidabile, antigraffio, e quindi un prodotto di estrema cura. Ma si sente, effettivamente il manico Icon è un manico che è sempre stato uno dei loro cavalli di battaglia, insieme ovviamente alle teste che producono. Guardiamolo di fianco, diciamo, a quelli
americani, che io ho ad esempio qui c'è un bulldog, diciamo il bulldog 1, chiamiamolo così, quello un po' più corto, vedete che c'è una differenza di lunghezza, ma che però in realtà non mi dà molti problemi, quindi anzi questo qua si può utilizzare con il mignolo sotto. Ne ho altri probabilmente, questo è montato, questo è un bulldog 2. Questo è un Bulldog 2 recente di un anno fa, montato su una testa diversa. Questa è la testa del single edge Colonial The General, però il manico è quello, insomma, vediamo un attimo. Il manico è Icon perché non ho trovato il manico, proprio un rasoio vintage, cioè vintage ormai, che non è più fuori produzione, quindi questo è più lungo, vedete che però siamo sempre lì. Come grip è più grippante quello fatto in Italia. Qua c'è il logo dell'Icon, che eccolo qua. Quindi diciamo un prodotto in parte italiano, in particolare per il manico. Come lo armiamo? Lo armiamo con la lametta d'eccellenza che io utilizzo per quando provo un rasoio nuovo, con la Kai. Voi mi direte, ma sei pazzo perché è una lama molto tagliente, ma sì, nel senso che vediamo, perché barba di un giorno tra l'altro, quindi proprio scelta di voler vedere come rade questo rasoio, perché ne sono girate tante di voci in questi anni, no? Di questi miti, io voglio capire se, perché io credo che questo rasoio, prima di poter giudicare, vada provato. Quindi se sarà molto aggressivo, ecco, vedete, che fosse aggressivo stanotte mi avrebbe attaccato nel sonno, ma non è aggressivo, vi garantisco che è tranquillissimo. Se diciamo è difficile da gestire per l'inspezione della lama, oppure se invece è semplicemente una questione di tecnica e di, no? Tra l'altro è molto ben fatta la testa, guardate il marchio dell'Icon inciso al di sotto della testa, e la chiudiamo. Prima cosa che notiamo è che piega poco. Cosa vuol dire? Che la lama, come nel principio dell'R41 della mule, rimane sostanzialmente distesa, ed è quello che probabilmente dà diciamo qualche tipo di problema a qualche rasatore. L'esposizione effettivamente è importante, non so se si riesce a vedere, spero che si riesca a vedere. È importante, ma non mi fa così paura, cioè nel senso ne ho visti veramente di più esposti. È esposto, sì, assolutamente esposto, cioè non stiamo parlando di un rasoio, tra virgolette, iperprotetto a livello di esposizione, però non mi sembra così cattivo, cioè mi sembra un rasoio anche dalla geometria molto funzionale, quindi di primo acchito, prima di poi mi troverete rovinato, scherzo. Di primo acchito a me piace anche l'esposizione, non mi sembra un'esposizione violenta, ecco. Premetto che non è mia intenzione sfatare miti, o voglio proprio provarlo su me stesso, poi lo vedrete voi. Se mi tagli vuol dire che effettivamente il rasoio è difficile da gestire, ma non voglio provarlo, cioè, prima di esprimere giudizio. Allora, con cosa lo proviamo? Con il sapone di Goodfella Smile, tallo. Tallo protettivo, crema della rasatura a base di sego. Quindi alta scorrevolezza e idratazione. Quindi il meglio che posso usare per proteggermi, no? Perché se questo rasoio effettivamente è così, diciamo, difficile da gestire, pennello micidiale per mia, facciamo scorrere l'acqua. Poi se a tanti rasatori piace l'idea di avere un rasoio aggressivo, niente di male, questa è terminologica, ragazzi. A me sembra che l'aggressività sia un'altra cosa, cioè, se vogliamo parlare di esposizione, se vogliamo parlare di efficacia, ma l'aggressività dipende dalla nostra mano.
sono le mie idee, ripeto, non. Subito, questo tallo non se lo fa dire due volte. Io ho strizzato il pennello perché sono umido, ma il sapone viene via con piacere. Vedete che già. Proviamo magari un montaggio in viso per una volta, che non lo faccio mai, quindi adesso me lo bagno il viso. Allora, io ho un utente che è simpaticissimo che se la prende con me perché non uso lo prebarba. E no, non lo uso. Ma non perché non lo consigli, perché la mia pelle non lo richiede. Ogni pelle è soggettiva, no? Ma non lo uso oggi che è barba di un giorno, ma come non lo uso quando anche una barba di 3, 4, 5 giorni. Non mi serve, uso l'acqua calda. Questo non vuol dire che non serve dopo barba, il pre-barba. Scusate che mi sono sporcato con la pennellata. Guardate com'è protettivo questo tallo e come monta subito bene. Chiaramente barba di un giorno, quindi due passate, ma tre passate sarebbero veramente stressare la pelle. Allora, così faccio perdere poco tempo. Sono quasi emozionato perché io questo rasoio l'avevo perso 2 anni fa, 2 mesi fa, per pochi giorni, perché c'era ancora una testa disponibile, poi esaurita, io non, avevo esitato, invece adesso che c'è l'Italia. Costa anche meno di quello che costava all'epoca, ne ho subito immediatamente approfittato. Quindi angolo aperto perché la lama è dritta. Non mi sembra particolarmente cattivo, fa il suo mestiere, cioè taglia, quello sì, ma sarebbe grave non tagliasse, cioè. Però io ho sentito di più, ad esempio, la lama, ma devo dire anche che era un'altra lama. Con il miule, rocca, lì ho sentito di più la lama, qui la sento di meno. Ma rimane la sensazione che porti via tutto. Lama effettivamente è molto esposta, non si discute su quello, rispetto alla media. Quando è così, il mio consiglio è far passate lunghe. Perché con la lama esposta, se noi facciamo più passate veloci, andiamo un po' a irritarci, forse, no? Qua. È chiaro che. Dobbiamo lavorare un po' di fino. Ecco qua. A me non sembra veramente così cattivo, anzi, mi sembra che gestito bene sia un rasoio molto efficace. Al momento tagli non ce ne sono, irritazioni nemmeno. Avete visto come l'ho utilizzato.
secondo giro. Ecco, al secondo giro monta ancora meglio, questo tallo, perché chiaramente non c'è più neanche un po' di barba, quindi dà il meglio sulla pelle bagnata. Facciamo un po' più di liquido. Bello strato protettivo per questo obliquo barra contropelo. E vediamo cosa ci riserverà. Ma il pelo è andato bene, quindi sono ottimista. Poi magari verrò smentito dai fatti. Tiro un po' la pelle proprio perché un po' il rasoio me lo chiede. Canta, ma scorre bene. Sì. L'esposizione della lama consente ovviamente di fare meno passaggi. E consente di andare molto delicati, spingere poco in poche parole. Con un altro tipo di rasoio potete spingere di più, invece con questo basta un passaggio leggero e porta via tutto, quello che c'è ancora da portare via. Ecco qua, vedete? Qui andiamo di contropelo adesso. Seguiamo il verso. Ritocchi. Qua è rimasto ancora un po' di pelo. Ecco. E direi che siamo a posto. Insciacquo il viso. Allora, vediamo un po' il risultato. Io direi che, come vedete, è perfetto. Barba d'un giorno. Che pretendere di più? Io direi che il rasoio ha fatto un bel lavoro, no? Allora,
Utilizziamo un prodotto adesso che mi hanno consigliato gli amici della chat di Telegram, che io riporterò il link per chi vuole iscriversi, chiunque può iscriversi. E l'importante è rispettare le regole che io avevo già elencato, ma finora sono state tutte persone stracorrette, straperfette, quindi. Non mi ricordo più l'amico che ha tirato fuori questo Humphreys, si dice così, Humphreys, Witch Hazel, un astringente, non fecale, un astringente nel senso che astringe i pori, perché in medicina l'astringente è quello che ti fa. Adesso non voglio parlare di cose, è quello che ti fa andare di corpo più solido. Comunque, questo dovrebbe astringere i pori, quindi dare un, prima dell'aftershave, dare un, come dire, una rinfrescata. Vediamo un po'. No. L'odore non è un granché. Non sento bruciare. Astringerà. Bene, abbiamo stretto, si dice così, non lo so, mi pulisco bene tutti i particolari e poi andiamo di dopo barba, perché dopo barba di oggi è il Camelot di Don Arancinello, che ieri ha fatto gli anni, gli facciamo gli auguri. Camelot, che è una produzione storica di Extra Cosmesi, che in tanti diciamo utenti di Extra Cosmesi avevano chiesto negli anni, ma rifallo, 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 è stato rifatto. Io ho solo l'aftershave, ho acquistato l'aftershave perché io saponi non ho più spazio, io veramente. Sto iniziando a nasconderli sotto il comodino, cioè, quindi non posso permettermi, devo finirli prima, però l'aftershave, insomma, più piccolo ci sta, diciamo, nello sgabuzzino, da qualche parte troviamo il posto. Eccolo qua. Allora, questo, la piramide olfattiva è patchouli, bergamotto, mughetto, rosa e con fondo di patchouli, muschio e legno di sandalo. Consigliato da Don Donato, ecco, vedete qua. Allora, mettiamo in viso. Rispondo anche alla domanda di un utente che mi chiedeva sull'utile dagli schiaffeggiamenti. Allora, sì, perché sono utili con l'aftershave? Perché siccome la frizione, no? Spalmarlo così sarebbe lesiva probabilmente, no? Irritativa anzi. È meglio. Ovviamente evitiamo schiaffi plateali, no? Cioè non è che dobbiamo prenderci schiaffi per espiare qualche colpa, però dare un po' di aria e far sì che il prodotto aderisca in maniera non irritante. Mi piace. Mi ricorda, chiaramente con questo grande, almeno io di profumi capisco poco, ragazzi, con la nota di patchouli, ha qualche cosa anche che c'era in arzachena, però sullo sfondo, no? Con questo patchouli che domina e che rende, piacevole e persistente la profumazione. Quindi, Camelot non è male, assolutamente. Così come non è male il tallo numero uno, che mi ha protetto da un rasoio che tutti definivano, anzi la stessa casa produttrice definisce, il più aggressivo sul mercato, ma secondo me è un rasoio invece molto gestibile. Chiaramente, lo dico già a scanso di equivoci, che poi uno mi dice, no, ma io mi sono massacrato. No, attenzione, è un rasoio che necessita di una certa tecnica. Ma ne parliamo dopo del rasoio, parliamo del sapone. Il sapone è protettivo, monta subito, avete visto in viso immediatamente, la profumazione classica, elegante, ma la caratteristica è italiano. Vediamo un po' dove
prodotto, no, non c'è. Barbieri Uniti e Serrelli, lo faranno loro. Comunque, italiano, tallo, quindi con questo sego, che rende il viso protetto, morbido. Ecco, non so come spiegarla. Mi piace, mi ha protetto, quindi devo dire che ha fatto il suo lavoro. Tallo numero uno, Gonfella Smile. E qui passiamo poi al pezzo forte della giornata, che è il rasoio. Un rasoio che adesso sciacquo un attimo per farvelo ancora vedere una volta. Allora, partiamo diciamo, dagli aspetti tecnici. Rasoio in acciaio inox. Non è specificato quale acciaio, perché ormai siamo arrivati al punto che siamo tutti esperti di acciai, no? 316, 303. Qua non si specifica, però l'acciaio inox, effettivamente rasoio di una certa importanza come peso, ben bilanciato, perché vedete che il bilanciamento con questo manico da 90 è all'incirca a 2/3 del manico. Con questa testa che rende la lama molto distesa. L'esposizione è importante. Quindi, cari principianti, prima di cimentarvi con questo, prendete un attimo la mano sugli angoli di rasatura, perché questo rasoio non è aggressivo. Almeno per quello che è la mia esperienza. L'avete visto? Babbo di un giorno, eh? Non è aggressivo, i rasoi non mordono, ripeto, non, vengono non dovete chiudere l'armadio perché di notte non mi aggrediscono. I rasoi sono semmai tecnicamente efficaci e tecnicamente, frase che non riesco a concludere, costruiti tecnicamente per permettere un'esposizione della lama più o meno esposta. Quindi, lama più esposta, più difficoltà da parte del tonsore nel trovare il giusto angolo, la giusta pressione. Lama meno esposta, meno difficoltà, quindi posso anche spingere, no? Come certi rasoi che ho provato altre volte, e il risultato sarà che non mi taglio, che non mi rovino, che non mi irrito. Questo è un rasoio che va usato con grande perizia. Ma, e questa è la bella notizia. Se usato con grande perizia, ragazzi, il risultato è quello che abbiamo avuto oggi, un BBS proprio un giorno, non un taglio. E questo è quello che conta, è nella vita, il risultato. Quindi, manico italiano, quindi made in Italy, manico made in Italy. Io non amo i manici lunghi, ma devo dire la verità, non ho sentito il bisogno di sostituirlo con un manico diverso. Io ne ho altri, Icon, ho anche il Tacway grosso così, però non ho sentito le necessità, insomma, va benissimo. Ecco, quindi grip eccezionale, addirittura più grippante di questo Bulldog 2 americano, made in USA. Quindi io direi che è promosso, anche per il rapporto qualità-prezzo, perché stiamo parlando di un rasoio che non costa così caro per quello che è. Mi hanno chiesto, appunto, dicevo all'inizio, dei paragoni. Allora, io premetto che tra questo e il Rocca, che più o meno siamo lì, più o meno, ecco, io preferisco questo, ma devo dire la verità che io il Rocca non l'ho ancora provato con una lama Kai, quindi dovrei provarlo con la lama Kai. Ma ad oggi parliamo di due rasoi di alto livello, quindi non stiamo parlando di. Stiamo paragonando, no? Due grandi brand, non stiamo paragonando due brand di seconda importanza, quindi è molto difficile anche dare un giudizio che non sia troppo soggettivo, quindi vi dico già che è soggettivo. Questo mi sembra per una rasatura, soprattutto non quotidiana, un rasoio da tenere in considerazione. Altro paragone che mi è stato chiesto è sul dart. Ecco, sul dart
Io personalmente, ma ripeto, personalmente, no, adesso ce l'ho qua, neanche a farlo, il muro non ce l'ho qua, è già un segnale, no? Cioè il fatto che io nella mia reserve, dove metterò anche questo peraltro, non ho il muro e ho il dart. Il dart ha un'efficacia paragonabile a questa, un prezzo che è un po' più alto, questo qua è un po' più alto chiaramente, questo è acciaio 303, anche lì siamo lì, ecco, come estetica e come materiale, come tatto, diciamo, come epidermicamente io preferisco il dart, però ripeto, questo rientrerà comunque nella mia reserve, quindi stiamo parlando di due rasoi assolutamente competitivi, assolutamente senza nessun tipo di dart della Blackland, senza nessun tipo di particolare difetto. Mi spiace dover, per quanto mi riguarda, sfatare positivamente però un mito, nel senso che questo rasoio non è per niente cattivo, non è per niente anzi, aggressivo, proprio nessuno so che lo è, chiaramente necessita di una mano e di una tecnica che non è quella del principiante. Ecco, questo è quello che penso io. Poi ci può anche essere il principiante che invece vuole cimentarsi già con un rasoio di una certa esposizione, perché magari si rade in un certo modo, una barra più dura, e può prendere in considerazione. Ottimo rapporto qualità-prezzo, dicevamo. Ben venga la riproposizione sul mercato di oggetti che noi pensavamo purtroppo di aver, tra virgolette, perduto, di aver e di cercare esclusivamente più sul mercato del vintage, cosa che non si trovano nemmeno più lì, o se non a prezzi folli. Quindi ben venga la riproposizione di rasoi del genere, come lo Slant B1, che io avevo già quello vecchio invece. Scusatemi, oggi sono un po' roco, direi, ho fatto un po' di troppo tapirulan e poi ho preso freddo. E niente, questo è il risultato. Quindi, diciamo, una buona impressione. La mia paura iniziale, il mio timore reverenziale si è un po', diciamo, attenuato, perché mi sono accorto di avere in mano uno strumento che per quanto mi riguarda è gestibile e offre un risultato perfetto. Quindi, tante volte certi miti andrebbero sfatati, ma in senso positivo, perché io dico anche questo: se io dicessi che il rasoio è troppo cattivo, cattivo, tanta gente magari non si avvicina alla rasatura perché dice: ma io ho paura di questo rasoio. Cioè, è un rasoio tecnicamente impegnativo, quello sì, ma non è, e con questo concludo, non è ingestibile come altri rasoi di cui non faccio nomi. Anzi, questo è un rasoio assolutamente gestibile. Necessita, e lo ripeto per l'ultima volta, poi non mi stufo più, di una mano e di una tecnica un po' affinata. Eccolo qua. Benissimo, io vi ringrazio, ci rivediamo settimana prossima, Dio piacendo, e buona domenica e buona barba a tutti.